Siamo allo sport da Perugia, a Grifo ancora una tegola, Guberti fuori per un mese, è il Corriere dell'Umbria, contrattura anche per Bianchi, ma sabato ci sarà e farà coppia in avanti con Aguirre. Poi, sempre per il Corriere, Ternana, gli attaccanti stentano ma solo nelle gare in trasferta, lo dice lo strano cammino delle fere, prima difficile a Liberati, oggi in esterna. Ferri Marini è il goleador, ma se segno non esulto, siamo a Gubbio, 9 reti, capocannoniere rossoblù, domenica sfida Sansepolcro, la sua città. E poi da Santa Maria degli Angeli l'ingegner Luca D'Ambrosio progetta un'angelana vincente, suo il gol che ha sbloccato il risultato nel derby di domenica con la Subasio. E ancora per lo Spoleto con Cesari nel motore, la Ducato guarda in alto, dopo il mercato dicembrino, un pareggio e 6 vittorie consecutive, 16 gol fatti e 4 subiti. Parliamo di volley, Sir Safety Conad subito al lavoro, domani c'è Padova per ripartire, archiviata la Final Four di Coppa Italia, si torna al campionato, successo dello Stand ad Assago. Questo era il Corriere, la Nazione, il suo inserto sportivo. Parliamo del Grifo, i tifosi preparano l'esodo, il Manuzzi di Cesena si colorerà di bianco-rosso ed è partita la caccia sia a pullman che biglietti. Non solo calcio, giocatori e staff in visita alla Perugina. Intanto Guberti si ferma ancora, a rischio pure Rolando Bianchi. Sempre dalla Nazione parliamo di Ternana, Vitale, Ceravole e Masi, 3 nodi in casa rossoverde, 2 a scadenza di contratto, il terzo fuori lista, la società nel frattempo però tace. Gubbio, squadra cresciuta, puntiamo alla vetta, parlano i dirigenti, soddisfatto il presidente Sauro Notari. E poi Città di Castello, teniamoci stretto il pari, serve per salvarsi, e da Foligno possiamo ancora fare cose importanti. Questo per la squadra che si è rinfrancata dalla prestazione contro il Gavorrano. Sempre per la Nazione, nuova Fulginium, ciao Cuccagna, torna in pista Carmelo Genovasi. E poi per il volley, Sir dimentica le delusioni, ora bisogna battere Padova. Dopo la sconfitta in Coppa si riparte dal campionato. Chiudiamo con il Messaggero, da Perugia, Calvario Guberti, altro stop, guaio muscolare, 15 giorni di riposo. Così dopo l'esordio con lo Spezia torna fuori almeno per un mese. E poi per il Foligno, quanti rimpianti, dobbiamo fare mea culpa. Napolano, dopo il pari contro il Gavorrano, dice: abbiamo dimostrato attaccamento e voglia, ma purtroppo siamo lontani anche dai playoff. Andiamo a Gualdo con l'obiettivo di vincere il derby e fare un'altra grande partita. Questo per lo sport che chiude la nostra rassegna stampa. Vi ricordiamo l'informazione in tempo reale sul sito www.trgmedia.it e poi dalle 19 torniamo con i TG serali. Grazie per averci seguito, a voi una buona giornata.